A Meloni se ne deve andare. Tu stai contro i poveri, te ne devi andare. Questa è una guerra e la dobbiamo lottare fino alla vittoria. Continuano le proteste degli ex percettori del reddito di cittadinanza all'esterno della casa comunale a Giugliano. Questa mattina l'Unione Sindacale di Base ha raccolto alcuni destinatari del sussidio in corso campano. È stata una forma molto aggressiva, molto aggressiva, di far stare le persone senza un minimo di dignità, un soldo in tasca. 5.600 famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza a Giugliano. Ma i servizi sociali qua a Giugliano si devono prendere in carica tutti questi percettori, che il 28 agosto non ci sarà più caricata la scheda, e quelli là che non hanno avuto più a luglio caricato la scheda, che si troveranno nel fine mese che non possono pagare il pigione, non possono fare spesa. Molte persone non scendono in piazza, si sentono tirati in balli come fossero bestie, non lo so, gli hanno tolto pure la dignità di scendere in piazza, di protestare. Qualche giorno fa è stato protocollato un documento all'indirizzo del sindaco di Giugliano al fine di sensibilizzare i servizi sociali ad attivarsi. Penso che nell'interesse di tutti, soprattutto di un rappresentante di una città come la nostra, dove la povertà è dilagante, che abbracci questo problema, che capisca e si avvicini alle richieste dei cittadini. I cittadini che ricevevano la misura di sostegno ora chiedono un lavoro per poter affrontare le spese quotidiane. A me non mi ha dato nessuna possibilità, io sono andata al centro di lavoro, mi sono scritta là, mi hanno detto che mi chiamavano, non mi hanno chiamato. Come ci si trova il lavoro? Chi ce lo dà il lavoro? Allora dateci dei corsi di formazione professionale in cui noi possiamo essere operai qualificati, e stesso la regione, chi per essi è, l'ente ci mette a lavorare. A Meloni se ne deve andare, tu stai contro i poveri, te ne devi andare.